Sto facendo una suggestiva passeggiata attraverso le vie di Pagani e vi condurrò presso l'imponente Basilica Pontificia di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Vi racconterò la vita e i luoghi di un santo amatissimo e straordinario. La città di Pagani, come ogni anno, lo celebra con immensa devozione e gioia. Comincia qui il viaggio in compagnia di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Nel 1990 Giovanni Paolo II ha benedetto questo museo. Sì, abbiamo avuto la visita di San Giovanni Paolo II, che è venuto qui a Pagani per venerare Sant'Alfonso, e in quell'occasione, avendo allestito il museo alfonsiano, che non era così ovviamente, lo ha inaugurato con la sua presenza. Quindi tutto quello che vediamo in questo museo, ecco, l'ha visto anche San Giovanni Paolo II. E noi adesso visiteremo proprio queste stanze, la sua cella, questi luoghi dove lui realmente abitava. Sì, toccheremo un po' con mano quello che è stato il suo vissuto attraverso gli oggetti che sono contenuti in queste stanze, in questo museo. Un santo che ha avuto una visione ottimista delle risorse di bene che il Signore dona ad ogni singolo individuo. Sì, Sant'Alfonso nasce in una famiglia abbastanza agiata, oggi noi diremmo borghese, alta borghesia di Napoli, al tempo c'era il re, quindi ha vissuto anche nell'agiatezza, però questo non l'ha portato a estrapolarsi dal popolo e soprattutto dal rapporto con gli ultimi, no? I più poveri. Forse ancora di più, lui ha saputo, proprio perché il padre era un uomo di mare, quindi lo ha educato un po' alle regole un po' più rigide, gli ha dato anche la possibilità di guardare in faccia gli uomini non per quello che hanno, ma per quello che sono. Quindi ha prediletto proprio gli ultimi, proprio perché la loro dignità, in qualche modo, anche purtroppo, per la loro povertà molto spesso era calpestata. E qui noi abbiamo proprio gli abiti, raccontiamoli un po', attraverso quelli che sono anche, vediamo il cotone, vediamo praticamente delle ceramiche, dei piatti, e a quel tempo, ecco, tutto questo raccontava anche una storia, la storia di un popolo. Sì, un popolo che era diviso in alta borghesia e povertà assoluta. Ovviamente tutto quello che qui vediamo, a cominciare dalle suppellettili, dal cotone fino, dal lino, che Sant'Alfonso indossava perché era un giovane, quindi rampante, oggi diremmo, avvocato a 16 anni, quindi era ben inserito nella nobiltà del tempo, indossava, quindi di cui faceva uso. Però, ripeto, questo non lo ha in qualche modo elevato al di sopra degli altri con quello stato di vita, anzi al contrario lo ha forse ancora di più reso un po' più partecipe della vita dei più poveri. Quindi tutto questo ci racconta la sua vita di agiatezza vissuta fin quando poi non è diventato sacerdote, perché è rimasto a casa pur frequentando poi il seminario di Napoli.
Alfonso, come abbiamo detto, era di origini napoletane e tra l'altro lui ha difeso come avvocato gli uomini nelle aule dei tribunali e poi con ovviamente l'abito sacerdotale e poi quello di vescovo ha difeso la Chiesa e il suo magistero. Lui è diventato avvocato a 16 anni, quindi ha sostenuto l'esame e è stato inserito nell'ambiente forense molto presto, ha combattuto, era un grande appassionato di giurisprudenza, quindi davvero andava a guardare nei minimi particolari e andava a scavare, oggi noi diremmo. Poi si è reso conto che forse questo mondo non gli apparteneva, per una inquietudine interiore, e ha scoperto la vocazione a diventare sacerdote. A 30 anni poi è stato ordinato sacerdote ed è diventato da avvocato dei nobili, quindi degli uomini, ad avvocato di Dio. Quindi si è speso in modo particolare per proteggere, difendere quelli che non avevano voce nel suo tempo. Pensiamo che nel Settecento appunto c'era una massa enorme di gente molto povera e che aveva bisogno di avvocati, tra virgolette. Il sacerdote, nello specifico Alfonso dei Liguori, si è davvero speso per ognuno di loro. C'è stato qualche episodio in particolare che l'ha allontanato proprio da, ecco, l'avvocatura in questo senso, e perché lui amava la verità e quando questa verità non c'era, sì, Alfonso si dispiaceva tanto, a tal punto che soffriva interiormente. Il problema è stato proprio che nel momento in cui ha dovuto dibattere per una causa molto importante, oggi si parlerebbe di milioni di euro, l'ha persa. L'ha persa perché, non per sua negligenza, ma perché gli è stato sottratto un documento. Poi qui ci vorrebbero gli storici per andare a vedere la minuzia. Però diciamo che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché poi la vocazione nasce e cresce dentro di te un po' alla volta, fin quando non arriva all'apice in cui tu ti rendi conto che davvero lì il Signore ti sta chiamando per qualcosa di molto più importante. Noi qui ci troviamo nella cappella che era stata allestita per lui quando è tornato da vescovo di Sant'Agata dei Goti. A fianco poi vedremo una piccola cella dove lui ha abitato per più di 10 anni. Perché lui si nutriva dell'Eucaristia, si nutriva della verità che è Cristo Gesù. Io sono la via, la verità e la vita, e quindi non poteva lasciare alla menzogna quello che era, come dire, la capacità poi di sopraffare gli uomini. Quindi si è battuto e si batteva continuamente anche da sacerdote, da vescovo, fin quando poi non è stato chiamato, ecco, a ritornare alla casa del padre. E infatti qui abbiamo proprio i suoi abiti, gli abiti sacerdotali da vescovo, e poi qui abbiamo un'immagine meravigliosa. Questa è la cappella dell'Addolorata, l'immagine che sull'altare ci ricorda proprio la grande devozione che Sant'Alfonso aveva nei confronti di Maria, dell'amore che Maria ha per ogni uomo. Bella mia speranza, o dolce amor mio Maria, tu sei la vita mia, la pace mia sei tu, canta in una delle sue famosissime canzoncine, dal tuo celeste trono. Noi qui potremmo davvero stare tanto tempo per parlare del grande Alfonso dei Liguori, ma la maternità di Maria nella vita di Sant'Alfonso ha avuto una grande centralità, grazie anche alla mamma, perché Anna Cavalieri, che era la mamma, lo ha educato all'amore verso la Madonna, che è madre di tutti. Quindi ogni comunità, ogni casa, in modo particolare questa cappella, e con gli affreschi che vediamo anche sopra, ecco, ci ricordano dell'amore materno di Maria. Che ritroviamo la sua cella e ovviamente all'interno c'è un grembiule, un mantello e poi ci sono degli strumenti. Questa è una stanza molto particolare perché qui Sant'Alfonso ha vissuto 10 anni, quindi guardiamo le dimensioni, no? Era stato molto piccolo, stanza piccola, e qui ha ricevuto addirittura nel 1762 la nomina a vescovo di Sant'Agata dei Goti, quindi l'aveva rifiutata già per alcune volte. Sì, ha detto bene, qui troviamo alcuni oggetti che gli sono appartenuti e che dicono anche la sua dimensione spirituale: il grembiule, che è il segno del servizio, poi ci sono gli strumenti della penitenza, quindi che lui è
nel Settecento, insomma, un po' tutti usavano fare, ma lui in modo particolare. E poi abbiamo il mantello e le scarpe da missionario, quello che un po' ha caratterizzato tutta la sua vita, cioè la peregrinazione, cioè andare di luogo in luogo per portare l'annunzio del Vangelo, un Dio che ci ama e di come bisognerebbe amare Dio. Quindi diciamo che sono gli elementi essenziali. Ma poi c'è ancora un altro aneddoto molto significativo che appartiene a questa stanza, perché proprio in questa stanza incontrò San Gerardo Majella, che veniva da Mater Domini perché aveva ricevuto una calunnia, e il fondatore lo chiamò per chiedere un po' quello che era successo, e il santo Gerardo non disse una parola e Sant'Alfonso lo mandò a Ciorani, una nostra comunità, dove dovette stare per un mese e mezzo privato anche della Santa Comunione. Quindi in questa stanza si sono incontrati due grandi santi del nostro meridione. Sant'Alfonso è stato uno dei più grandi missionari della Chiesa italiana del Settecento. L'annuncio della parola di Dio è stata la sua missione di vita. Sì, Sant'Alfonso è considerato il santo del secolo dei lumi. Ci troviamo nel Settecento e la sua azione pastorale sicuramente ha ammirato verso gli abbandonati, gli esclusi, una caratterizzazione che si porterà per la vita, quella dell'evangelizzazione, quindi delle missioni, dell'annuncio verso i più poveri. E diciamo che tutto il Settecento, nel quale lui ha vissuto per la gran parte, perché sappiamo che è venuto a morire intorno ai 90 anni e qualche mese, l'ha proprio questa vita posta a servizio degli ultimi e degli umili. Alfonso ha dato importanza ai sentimenti, all'amore, alla passione, alla mente e soprattutto ha avvicinato la gente ai fedeli attraverso i suoi scritti e soprattutto con le sue canzoni. Diciamo che i napoletani amano cantare, no? Tutte le proprie passioni, quello che sentono, le emozioni, le esternano attraverso la musica o la poesia, perché poi ogni canzone di per sé è una poesia, pensiamo ai grandi classici napoletani. E Alfonso, proprio nel suo ambiente, ha saputo portare la poesia in canto e l'amore a Dio attraverso quello che è la narrazione quasi poetica di questi canti, che poi sono diventati davvero patrimonio, potrei dire quasi dell'umanità, perché molto spesso si cantano ma non si sa chi le abbia composte. È il caso di Tu scendi dalle stelle, no? Che un po' conosciamo, cantiamo tutti, però molti non sanno chi lo ha composto, quindi è diventato patrimonio comune. E questo è quello che in effetti Alfonso desiderava, non tanto far ricordare il proprio nome, ma trasmettere attraverso le sue canzoni, che sono canzoni di passione o canzoni natalizie o canzoni dedicate alla Madonna, proprio il suo amore verso Dio. In questa stanza noi ritroviamo proprio i suoi affetti, la sua famiglia. Sì, qui è raccontato un po' quello che è la sua famiglia d'origine. Troviamo quattro statuette che sono appartenute al papà, Giuseppe Cavalieri e Giuseppe De Liguori, il quale era un ammiraglio della flotta borbonica. Abbiamo una bellissima immagine di Gesù Bambino che è appartenuta alla mamma, fino ad un presepe artistico di Capodimonte che gli è stato donato dai fratelli. Quindi è un po' raccolto, diciamo, l'ambiente familiare, no? il senso dell'appartenenza alla famiglia, perché la famiglia è importante per tutti. Anche se Sant'Alfonso però è stato un uomo abbastanza
vero, nel senso che si è allontanato dalla famiglia, ma non dagli affetti, proprio perché si è dedicato agli altri. Quindi la famiglia era importante, però ha avuto il coraggio, la forza, soprattutto nel Settecento, di mettere un po' da parte la propria famiglia per ritrovare la grande famiglia di quelli che erano gli ultimi. E qui ritroviamo proprio il clavicembalo, perché la musica è stata parte della sua vita, la colonna proprio portante, diciamo così, una sorta di rifugio, una fonte che disseta, un balsamo dell'anima, perché attraverso la musica vengono fuori le sue parole, quegli stessi scritti che alimentano lo spirito. Esatto, anche perché la musica arriva a tutti, no? Diciamo che è un linguaggio universale, forse è più degli stessi scritti, perché bisogna leggere un libro, la musica si sente anche da lontano, ne assapori la bellezza, ti inebri il cuore, riesce. Le variazioni. Esatto, questa modulazione che ti riesce davvero a permeare anche i sentimenti e a rinnovare lo spirito, perché basta sentire una canzone allegra, un momento di difficoltà che ecco, ci rianimiamo. Santa Fonda aveva ben compreso che il linguaggio che doveva usare a quel tempo era proprio il linguaggio musicale, oltre ovviamente a quello che era la predicazione e lo scrivere. Sant'Alfonso ha viaggiato, a un certo punto si ferma a Sant'Agata dei Goti. Sì, si ferma a Sant'Agata dei Goti perché viene nominato vescovo di Sant'Agata dei Goti. E, per ben due volte aveva rifiutato di esserlo, perché non desiderava cariche assolutamente, ma non per fuggire dalla responsabilità, perché ecco, essere vescovo per lui significava avere una grande responsabilità di fronte a Dio, soprattutto per la salvezza delle anime di chi gli veniva affidato. Però è stato lì per più di un decennio, ha dovuto liberare anche la diocesi da tanto malaffare, così come lui lo chiamava. Poi nel momento in cui finalmente il Papa ha accettato la sua rinuncia, è ritornato qui a Pagani e i confratelli gli avevano preparato queste meravigliose stanze. Era un vescovo, quindi aveva ancora dei rapporti, perché comunque era un uomo che leggeva molto e si interessava non soltanto di quello che accadeva nel regno di Napoli, ma in tutta Europa. Anche con Voltaire ha avuto a che dire molto spesso, perché comunque difendeva il Santo Padre, difendeva la Chiesa, mentre le correnti illuministiche del tempo erano avverse in maniera violenta proprio contro la Chiesa Cattolica. Quindi qui gli avevano riservato queste due stanze, ma così come fanno tutti i santi, proprio perché molto belle, non le ha volute accettare ed è salito al piano di sopra, dove ha vissuto con i suoi confratelli in stanze molto molto fredde, dobbiamo anche e dire anche molto molto umili, molto umile e molto fredde, quindi. E noi qui ritroviamo dei dipinti molto belli, particolari e soprattutto nei colori. Intanto sono dipinti che lui ha iniziato, ma poi sono stati completati da padre De Maio, che ritraggono il volto della Madonna. Lui ha avuto due o tre incontri con la Vergine nelle apparizioni e quindi ha voluto proprio, infatti si somigliano in maniera abbastanza considerevole, ha voluto poi che quella immagine che lui aveva visto fosse messa su tela. Quindi ci sono tre immagini della Vergine, una del Redentore e poi abbiamo Gesù Crocifisso. O bella mia speranza, dolce amor mio, Maria, tu sei la vita mia, la pace mia sei tu. Attraverso lo studio, l'esperienza ha creato un vero e proprio sistema morale, fatto di equilibrio, di prudenza. Lui scrive la Theologia Moralis, che poi è valsa il titolo di dottore della Chiesa,
Dopo molto tempo, dopo varie riletture, lui aveva studiato su un testo molto famoso all'epoca e accanto a quel testo lui riportava tutte le annotazioni, soprattutto che venivano fuori dal vissuto, dal concreto, il rapporto con la gente, nella confessione. E quando lui ha scritto la teologia morale, l'ha scritta a favore di noi religiosi della sua congregazione, non pensava di diventare poi quello che è diventato. E lo ha fatto proprio rileggendo la vita, perché il presupposto, lui diceva, per poter scrivere è il vissuto, cioè l'esperienza. Infatti lui, se vogliamo, comincia a scrivere dopo i 50 anni, quando normalmente la vita di uno scrittore sta un po' più scendendo rispetto che... Per cui allora, soprattutto a quei tempi, era, insomma, si era già anziani. E lui perché scrive dai 50 anni in su? Perché vuole fare prima esperienza, quindi... I suoi scritti, lo dicevamo poc'anzi, sono proprio scritti di vita vissuta. Quindi ha scritto Nel gran mezzo della preghiera, La pratica di amare Gesù Cristo, Le glorie di Maria, eccetera, titoli che magari ai tanti dicono molto, ai tanti altri dicono ancora di meno, però comunque sono bestseller al tempo. E infatti noi qui li ritroviamo in questa stanza, una stanza che racchiude una parte quasi finale della sua vita. Abbiamo qui una sedia a rotelle e poi ovviamente i suoi scritti. Ci troviamo in questa stanza dove avrebbe ovviamente dovuto abitare dal 1775, quando lui ha smesso con l'avallo di Pio VI di essere vescovo di Sant'Agata dei Goti ed è tornato qui a Pagani. I confratelli avevano preparato questa stanza o queste stanze, ma poi lo vedremo nel nostro percorso, è andata ad abitare in un'altra stanza. Quindi qui è un po' racchiusa la parte finale, la sedia a rotelle sulla quale lui veniva appoggiato perché poi non riusciva più a vedere, non sentiva, poi l'artrosi lo aveva davvero deformato, quindi era davvero in uno stato di salute molto cagionevole. E poi quella maschera funebre, perché Sant'Alfonso non amava essere dipinto, no? Ritratto in modo particolare, quindi quando è morto i confratelli gli hanno colato un po' di cera sul volto proprio per poter avere l'immagine, che poi specularmente ritroviamo nel dipinto al lato, che ritrae la maschera così com'è. E poi abbiamo l'abito. Certo, qui troviamo l'abito missionario, molto consumato, perché qui ci sarebbe anche un aneddoto da ricordare. Si trovava a Napoli, dovette far visita al re, ma vedendolo conciato in questo modo non lo fecero entrare, lo fecero fare anticamera per un bel po' di tempo, e quando il re lo venne a sapere immediatamente gli andò incontro perché chiedeva come era possibile che un uomo come Alfonso de Liguori, che era già sacerdote, missionario di fama molto molto conosciuto nel regno di Napoli, potesse fare anticamera. Camera, ma lui non si scompose, perché dice tanto stava in mezzo alla povera gente che aspettava. Infatti tantissime sono state le sue missioni, era accanto agli umili, ai più poveri, e soprattutto lui utilizzava un linguaggio, il dialetto, perché doveva arrivare a tutti. Sì, lui ha avuto questa capacità. Il linguaggio oggi è davvero necessario, poter arrivare alla gente bisogna... Gesù parlava in parabole, non dimentichiamolo mai, desunte dalla vita agreste, vita quotidiana, insomma, dei contadini. Alfonso parlava a partire dal vissuto della gente, ma proprio perché ci viveva insieme, quindi il dialetto era anche usato, perché comunque ci troviamo nel Settecento, era usato proprio per poter arrivare ai semplici. E guai se un nostro confratello durante le missioni popolari, la predicazione, parlava in maniera un po' più forbita. Lo faceva scendere dal pulpito, perché diceva: ti devono capire anche gli ultimi, anche gli analfabeti. La semplicità prima di tutto. Esatto, perché se il linguaggio non è immediato, non arriva, allora non si capisce quello che è il cuore del Vangelo stesso. Ed è per questo che lui è arrivato a tutti i fedeli in modo incomparabile, e ovviamente in tutto il mondo. In tutto il mondo. Oggi la congregazione che ha fondato lui nel 1700
32 a Scala e in 80 paesi al mondo, siamo più di 6.000 redentoristi, quindi diciamo che la sua originalità, il suo carisma e anche perché no la sua testimonianza ancora oggi riesce a suscitare tanto interesse e tanti santi che sono venuti dopo di lui si sono rifatti a lui, pensiamo a San Giovanni Bosco, pensiamo a San Gaetano, pensiamo a tanti altri santi che tante congregazioni nascono dalla sua stessa spiritualità. E lui diceva sempre una cosa, che la grazia di Dio è abbondante. Certamente, copiosa apudem abund, diceva presso gli uomini è abbondante la redenzione, quindi e vorrei citare soltanto per chiudere questo ambito che quando ha scritto la pratica di amare Gesù Cristo diceva soltanto la santità consiste nell'amare Dio. Nient'altro, non fare miracoli, ma amare Dio. Se amiamo Dio, siamo santi. Alfonso era un grande ascoltatore e quelle che oggi sono i centri, diciamo, d'ascolto, un tempo erano qualcos'altro. Sì, lui quando è stato ordinato sacerdote ed era a Napoli ha inventato le cappelle serotine. Serotine perché venivano invogliati tanti lavoratori, panettieri, cocchieri del tempo, la sera convocati presso un locale che poteva essere anche un barbiere dove Sant'Alfonso teneva le sue catechesi. La sera quando la gente smetteva di lavorare aveva un po' di tempo a disposizione e quindi ha inventato questo momento di formazione spirituale. Perché? Perché loro erano abbandonati, in effetti nessuno li curava per il lavoro che facevano, non potevano neppure andare forse in chiesa proprio perché erano oberati di lavoro tutta la giornata. Allora ebbe questa intuizione e quando si trovava qui a Pagani nei 12 anni finali della sua vita venne un confratello da Napoli il quale gli ha chiesto, oltre a portargli i saluti, Sant'Alfonso gli ha chiesto che cosa ne fosse successo di quelle cappelle serotine e il confratello gli disse: ah, Monsignore, ce ne sono tante, anzi sono addirittura aumentate, e lui ringraziò Dio perché aveva visto le potenzialità del laicato, ecco, nella catechesi che anche un laico può fare e non soltanto un religioso. Ecco, noi ci troviamo proprio all'interno della sua cella, la parte finale, diciamo, della sua vita. Abbiamo il suo letto, abbiamo questo meraviglioso crocifisso e poi ci sono degli oggetti particolari. Un pezzo di marmo, perché? Il pezzo di marmo richiama le sue enormi emicranie. Lui era studioso, era indubbiamente un grande lettore, quindi diciamo che la tradizione, ma lui stesso lo dice, utilizzava un pezzo di marmo per raffreddare un po' la testa perché gli bruciava, quindi e questo era un po' un palliativo, diciamo, e quindi è conservato qui. E questa è la stanza dove lui è venuto a mancare il 1 agosto del 1787, era circondato da tutti i confratelli e qui vediamo veramente l'essenzialità. Alfonso de Liguori era un uomo essenziale, un uomo cioè che era capace di liberarsi di tutto quello che poteva essere orpelli e quant'altro per essere capace di muoversi velocemente. La sua azione missionaria è proprio questo, poter andare speditamente, un po' quello che ci dice Gesù: non prendete con voi sandali, mantello. Lui amava andare così e ha raggiunto tanti, tanti luoghi. La nostra Campania è piena dei luoghi visitati da Sant'Alfonso e dalle sue missioni.
Poi è dovuto ovviamente anche lui sottostare alle leggi della natura e quindi invecchiando non si poteva più muovere. Quindi attraverso anche quello che era la sua preghiera ha continuato a stare accanto agli ultimi e con una forma nuova di evangelizzazione. E accanto alla stanza dove noi siamo adesso troviamo poi la cappella dove lui trascorreva le giornate in preghiera e nell'adorazione del Santissimo Sacramento. E come dicevo, lui amava ascoltare. Nella parte finale della sua vita aveva avuto delle difficoltà e qui ritroviamo proprio un oggetto particolare. Sì, questo è un piccolo oggetto che richiama purtroppo la sua sordità, serviva anche per ascoltare meglio. Oggi ci sono gli apparecchi acustici, a quei tempi non c'erano, quindi c'erano questi piccoli, come dire, escamotage, ma non erano anche questi palliativi alla fine. L'ascolto è stato fondamentale per Sant'Alfonso, patrono dei confessori, quindi chissà quanta gente veramente si è abbeverata alla sua spiritualità, si è nutrita della sua parola e soprattutto ha beneficato del suo ascolto, perché oggi ascoltare diventa difficile, noi vogliamo parlare, ma ascoltare è complicato, perché ascoltare significa farsi carico dell'altro. Esatto, e quei consigli sono stati fondamentali. Sì, poi sono consigli, quando si parte dalla spiritualità, sono consigli eterni, che non hanno tempo, e sono consigli che possono essere davvero rispolverati continuamente come una sorgente. Tu un bicchiere d'acqua lo consumi, ma una sorgente non la puoi esaurire. Finita l'ora, è terminato l'olio, quest'olio, e soprattutto qui abbiamo una poltrona, perché dobbiamo ricordare un aneddoto che riguarda il Papa. Sì, Sant'Alfonso si trovava qui, era ormai già anziano e un giorno aveva perso i sensi, quindi non riconosceva più nessuno, e i confratelli pensavano che ormai fosse arrivata la fine della sua vita, e quindi gli hanno amministrato anche l'unzione degli infermi e hanno cominciato a pregare. Lui dopo un paio di giorni si è svegliato e ha raccontato immediatamente della notizia, riportando che era morto il Papa. I confratelli sono un po' allarmati, dicendo ma... E lui era stato al capezzale del Papa a Roma, aveva avuto il dono di stare contemporaneamente in due posti nello stesso momento, quindi qui a Pagani e a Roma mentre moriva il Papa. Quindi la notizia è arrivata dopo poco e ha dato conferma a quello che Sant'Alfonso aveva detto. Quindi questa poltrona ci richiama proprio quell'episodio, e poi la cappella qui è il luogo dove lui passava molto tempo delle sue giornate nella preghiera e nella contemplazione. E infatti abbiamo questo dipinto meraviglioso. Sì, questo richiama un po' l'ora finale. Non deve terrorizzare. Sant'Alfonso diceva che la morte fa bene alla vita, perché se si pensasse un poco di più alla morte, forse tanti guai non li faremmo, perché la vita avrebbe più senso, la gusteremmo forse un poco di più. Quindi lui diceva, è finita l'ora, è terminato l'olio, o tu che leggi vedi quale da essere un giorno la tua fine. Quindi significa che tu anche vai a finire, però nel frattempo la tua vita può essere una vita bella. Dobbiamo curare lo spirito. Esatto, lo spirito, non dare valore alle cose che abbiamo, ma a quello che siamo. Perché se noi negli altri riuscissimo, secondo la visione di Sant'Alfonso, a leggere la bellezza di ogni uomo, forse tante stupidaggini oggi non le vivremmo. Infatti io questo volevo ricordare, che non serve l'odio, ma serve amore e soprattutto quella pace che forse tutti dovrebbero ritrovare prima nel proprio cuore per poi donarlo agli altri. Ricercarla nel proprio essere, ma nella propria umanità. Io ricordo sempre le parole di Gesù: anche se darete davvero un semplice bicchiere d'acqua agli ultimi, voi avete fatto un'opera di grande bene. Cioè, e sono gesti umani, cioè gesti semplici. A volte noi pensiamo di fare le grandi cose, ma Alfonso diceva l'umanità è il cuore della vita. Se si acquista umanità, allora si vive, ma se si perde l'umanità diventiamo purtroppo come animali, senza, è come un vagabondare su questa terra. Ma l'uomo non è fatto per vagabondare, ma l'uomo è fatto per la vita eterna. E questa è la bellezza del suo viaggio, un viaggio che è arrivato a tutti. Ed è un viaggio che continua, grazie anche a noi redentoristi che in tutto il mondo continuiamo a portare la spiritualità
di Sant'Alfonso, però ecco, in una chiave moderna, diremmo. Ecco, e noi continuiamo questo viaggio andando proprio nella Basilica. Andiamo ad incontrare Alfonso. Questa splendida basilica è stata proprio progettata da Sant'Alfonso. Sì, Sant'Alfonso arriverà a Pagani nel 1754, perché quest'area gli verrà donata dopo che l'avranno ascoltato nella chiesa del Corpo di Cristo qui a Pagani, quindi gli hanno voluto donare questo apprezzamento di terra dove ha cominciato a costruire il convento. Ha progettato questa chiesa in forma croce latina, però non l'ha mai vista realizzata perché in effetti lui morirà qui nella comunità, nei luoghi che abbiamo appena lasciato, il primo agosto del 1787, e i confratelli dopo la sua morte hanno cominciato quindi la costruzione dal 1800 in poi di questa basilica, dove hanno poi edificato una cappella dove tutt'oggi risiede il corpo di Sant'Alfonso. Ed è proprio lì che noi ci rechiamo. Ed eccoci, c'è lui, Alfonso. Le spoglie si ritrovano qui in questa cappella. Sì, la cappella è stata progettata dopo la realizzazione della chiesa dai missionari redentoristi, proprio per dare una giusta dimora al corpo del nostro padre fondatore. Davanti sui cancelli dell'entrata di questa cappella ci sono due stemmi, uno della congregazione e l'altro che richiama la sua famiglia d'origine. Quindi Alfonso riposa qui dopo che ovviamente è iniziato il processo di canonizzazione, che poi lo ha visto diventare santo e poi dottore della Chiesa, patrono dei confessori e dei moralisti. Ecco, ritroviamo questo altare meraviglioso, un altare con dei marmi pregiati, abbiamo ancora l'onice d'Africa. Sì, indubbiamente è una cappella che è stata realizzata da tutti i missionari redentoristi del mondo. Qui in effetti si respira la bellezza e anche diciamo, la varietà dei redentoristi sparsi in tutto il mondo. Le varie luci che vediamo qui accese richiamano un poco i momenti in cui la congregazione ha cominciato a espandersi, e ovviamente essendo il nostro fondatore gli abbiamo anche donato le cose più belle, cominciando dai marmi, ma soprattutto la nostra vita sul suo esempio, perché lui potesse riposare tranquillamente in attesa della risurrezione. Lui ha chiuso gli occhi, ma il suo messaggio è vivo in tutti i cuori. Quando è morto Sant'Alfonso, il primo agosto, i bambini per il paese gridavano: è morto il santo, e la santità è alla portata di tutti. Non esiste una persona che nasce santo. Tutti siamo chiamati alla santità, diceva Sant'Alfonso, ognuno nel suo vivere, nella sua quotidianità. Basta prendere un po' sul serio il Vangelo, il proprio battesimo, e testimoniarlo nella semplicità. Non grandi progetti, ma il progetto per oggi. Ma in un unico grande progetto, che è la vita fatta e vissuta santamente. Perché poi alla fine che cos'è la santità? Diceva Sant'Alfonso, è la nostra felicità.
E infatti questi momenti difficili che noi viviamo quotidianamente, i nostri tempi difficili, si rispecchiano un po' in quelli che erano proprio i tempi di Sant'Alfonso. È stata dura la sua vita, è stata costellata da tanti momenti di difficoltà, tante amarezze, se pensiamo che il papà non voleva che diventasse sacerdote, le difficoltà che ha avuto nel creare, nel fondare una congregazione religiosa, nella fatica del suo essere missionario itinerante, non con tutti gli agi di questo tempo come il nostro, quindi nella difficoltà del Settecento, nell'essere vescovo. È stata una vita molto molto faticata, però è stata una vita felice. Una vita che è arrivata a tutti. È una vita che ancora oggi arriva a tutti. Sant'Alfonso diceva: tutta la nostra ricchezza sta nel pregare. Infiammerò le anime all'amore divino, comunicherò loro il fuoco sacro che arde nel mio stesso cuore.